Oggi Presente. boa, ce l'asi, dammi un segno della tua presenza, ti vedo, perfetto, bene. Siamo pochi ma buoni. Allora Marci, ieri ti volevo dire che sono venuti tutti, a parte Lulli e Daniela Barbera che è venuto lunedì, quindi li ho visti tutti in faccia, tu non ci crederai, ma tutti, tutti sono venuti. È venuto Kiria, che è venuto la Martina, cioè. Mi dispiace che tu non ci fossi perché cioè, delle volte arrivava qualcuno e rischiavo di cascare dalla sedia. Però insomma abbiamo fatto tutte queste magnifiche schede di Projector, però quantomeno è stato bello vederli. Che c'è gente che non vediamo da molto Ah sì. tempo. Guglielmo tra poco si collega. Bene, sta facendo colazione Guglielmo. Va bene, allora oggi sarai contentissimo Marcello che ne hai quattro in croce di fare Stupendo, sì. ore. Ah ragazzi, vi do la buona notizia, dovreste fare 3 ore anche con me, quindi non so se sarà la prossima settimana, ma credo verso la fine. Allora vi do anche, e la dico anche a te Marci, la data ufficiale di termine delle lezioni che dovrebbe essere il 3 di luglio, close 3, dovrebbe essere l'ultimo. Ultimo Sì. giorno di lezione e l'esame, se ben ricordo, dovrebbe essere, non so se il 6 o il 7 di luglio, che è un lunedì. Adesso non ho un calendario davanti, non è vero, lo prendo. Te lo dico Lo subito. prendo. È il 6. Allora. Allora, il 6 dovrebbe essere al 99% la data dell'esame, salvo che il membro di commissione esterna non dica che quel giorno lì ha un altro impegno, per cui lo spostiamo al 7. E l'ultimo giorno di scuola, allora, io ho detto il 3, in realtà dovremmo finire Ah. mercoledì 1 luglio, dovrebbe essere l'ultimo giorno. Perché quella settimana lì dobbiamo fare 7 ore e io ho pensato che facciamo 2, 2, 3. 232, insomma, adesso vediamo. Che abbiamo tutti questi orari molto strani, molto strani. Oggi finiamo alle 13. Oggi è solo per oggi finiamo alle 13, perché questa settimana da calendario dobbiamo fare 9 ore, c'è questo orario strano, e quindi abbiamo fatto 2 lunedì, 3 oggi, 2 domani e Ascolta, 2 venerdì. domande, visto che stiamo parlando dell'esame. Uno, noi dobbiamo fare un consiglio di classe come facciamo tutti gli anni, Yes. però in modo alternativo. No, lo facciamo io e te il Ah, consiglio di ok. classe, cioè ufficialmente lo facciamo Sì. tutti, ufficialmente lo facciamo tutti il consiglio di classe, però lo facciamo io e te. L'esame l'ho scoperto ieri, quindi è una novità assoluta, lo faremo in remoto, quindi i ragazzi si collegheranno da casa e quindi faranno un colloquio orale sostanzialmente, credo gli chiederanno qualcosa sulle tesine, non lo so, sullo stage, non so esattamente come decideranno di strutturarlo. Però hanno deciso di farlo fare in remoto, anche se ci sarebbe la possibilità di partecipare in vivo. Però, insomma, così hanno deciso. Va bene. Modalità che secondo me è anche più cautelante, nel senso che non so cosa riuscirebbero a fare in questo momento. Sì, noi questo consiglio quando lo faremo? Verso la, cioè dopo l'1 di luglio praticamente o prima? Sì, dopo il 1 di luglio, sì Marci, sì, ma ci mettiamo 5 minuti, non è che ci mettiamo. Cioè, quello che va valutato sono le presenze, i lavori sul Project Work e basta. Cioè, Allora sostanzialmente è questo, sì. perché facciamo molto presto, non è Sì. che. Cioè, voglio dire, a parte non lineari che proseguono nel loro percorso, Gottfried naturalmente, non avendo mai partecipato né prima né dopo, è fuori. Cioè, banalmente è fuori. Poi ci saranno da valutare due o tre posizioni che sono un po' lì, ma non sono tante, non sono tante. Sì. Sì. Perché qualcuno è non lineare, quindi va avanti col percorso e di quelli che devono essere messi all'esame è una valutazione che facciamo molto presto a fare, insomma. Cioè o decidiamo di ammetterli o decidiamo di non ammettere di fare andare avanti. Sì, sì, Molto sì, sì. facile. Okay. E, basta.
Direi che non ho altro da dire. Sai qualcosa sulla preliminare dell'esame, quelle cose lì, è da fare oppure no? Boh. No, la preliminare non si farà, ci sarà solo lo scrutinio. Nel nostro esame credo che ci sia come EPV, boh, non mi ricordo. Cioè, Francesco Spalivero, direi, se non ho letto male. Esatto, Spalivero, sì, esatto. C'è Spalivero e la Canfalone, direi. Che fa prepara l'esame, sì. Esatto. Tra l'altro non ho neanche capito se dovremmo fare il dossier delle evidenze, perché io ho sollevato il problema che come fai a fare il dossier delle evidenze se non hai le evidenze? Non abbiamo delle prove scritte, no? Abbiamo le tesine. Sì, ma lo facciamo sulla simpatia, nel senso che le tesine manca tutta la parte tecnica. Come faccio a valutare, non so, cablaggio di fili, prova a valutare la tesina, sì, sì, quello non c'è. Cioè, ci sono tutte quelle robe che andremo con un po' di fantasia, no? Sì, sì. Va bene, non so, no, direi che non ti dovevo dire nient'altro, i ragazzi quello che gli dovevo dire gliel'ho detto io, perché ho colto l'occasione, visto che magicamente c'erano tutti, solo Simone è arrivato con un'ora di ritardo, ma insomma, che l'abbiamo buttato giù dal letto. Sì. È entrato qualcun altro nel frattempo, dunque. Sì, è entrato Francesco. Francesco. Alle 10:09. Ok. A posto. Quindi, allora, va bene, a posto. Vi lascio la vostra lezione, ci rivediamo all'1:05. Sì, va bene. A dopo, ciao. Allora, dunque, quindi quanti siamo? Siamo veramente pochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, come avete sentito, oggi ci tocca fare, ahimè, 3 ore. Ed è un problema, primo perché sono 3 ore, secondo perché siamo in due gatti. Quindi io mi ero fatto un programma per andare avanti, però a sto punto dopo mi toccherà rifarla sta roba, perché serve poi a tutti, perché sono cose che fanno parte del programma, quindi di quelle famose cose che vi possono essere chieste all'esame. Quindi in questo momento mi trovo un attimo in difficoltà, perché cosa faccio? Vado avanti o torno indietro? Adesso me l'invento. È il bello della diretta questo. Ah, volevo chiedervi una cosa che ho chiesto prima a Daniele, ma lui non c'era ieri. Per quelli che sono andati ieri a firmare le varie scartoffie a scuola, vi sono state date le dispense cartacee numero 4? Sì, io ho ricevuto 4 di dispense, sì, come anche gli altri. Bene. Allora l'importante è quello, quindi sono pochi quelli che non ce l'hanno, cioè i due che non ci sono andati, cioè Daniele e Lugli, e faranno senza. Quindi, allora, quelle lì sono 4 dispense. La prima è quella, adesso in ordine, non so come ve le andate, però c'è quella del PLC, che è la stessa che io vi ho proiettato quando avevo spiegato il PLC, che è da studiare quella, perché ci sono vari concetti, è molto pratica quella dispensina lì, però una o due lettere bisogna che gliele diate, perché così imparate meglio, ripassate meglio il discorso del PLC. Io ho fatto anche un video o due sul mio canale YouTube, e sono alcuni dei primi, perché poi ci sono salvate tutte le mattine che facciamo insieme, quindi andate, cercate Marcello Zanardi scuola, andate nei video e guardate i primi, dove c'è proprio, mi pare, uno o due video che sono anche abbastanza corposi, in cui si parla del PLC. Quindi diciamo che è quello che io vi ho già spiegato, che abbiamo già fatto, però senza interruzioni. Lì potete magari appunto mettere in pausa, riascoltare. E comodo, perché dire andare a cercare lezioni, non mi ricordo in che date abbiamo parlato di PLC e roba del genere, quindi è un problema. Invece andare a cercare proprio il video su YouTube, quello lì c'è proprio il titolo PLC, non si sbaglia. Quindi c'è la dispensa sul PLC, c'è la dispensa sui datasheet che dobbiamo finire, ma adesso poi andiamo avanti, anche se siamo pochi, perché poi
Ci sono, dovreste esserci anche voi, ognuno dovrebbe fare il suo mestiere, essere presente in questo momento. Poi vi ho dato una dispensa di teoria sull'inverter che faremo presto, quindi ci sono proprio degli aspetti legati a alcuni concetti, diciamo, teorici che riguardano l'inverter, cioè non sono teorici, sono pratici, ma parlano di teoria, ecco. E poi c'è un'altra tesina che ho fatto io, pratica, dove ci sono alcune cose di teoria che non sono state dette nella prima tesina. La prima tesina l'ho scaricata, non è mia, l'ho presa perché mi è piaciuta, è fatta bene. E invece la seconda è teorica, ma più che altro pratica. Allora, io mi sono inventato, visto che abbiamo da fare alcune ore ancora, tutte teoriche perché le facciamo in smart working. Mi sono inventato, ve l'ho fatto vedere l'altro giorno, di una cosa che faremo probabilmente anche oggi. Io lavoro e voi guardate, nel senso che ho portato a casa queste due tavole dove ci sono sopra un PLC, un inverter, alcuni pulsanti, interruttori, lampade, eccetera. E vi farò vedere, ovviamente fatto da me perché non ho aiutanti, alcuni impianti che poi ne faremo anche degli altri, però questa volta li andremo a provare. Quindi farò il cablaggio di un impianto mentre voi magari fate lo schema, così lavoriamo tutti insieme e una volta finito andiamo proprio a fare il collaudo vero e proprio, quindi non una simulazione. Vediamo il motore che gira in poche parole, cioè lo faccio funzionare. Ovviamente ho preso un motore, un inverter, questo vabbè non ve l'ho ancora spiegato, funzionante a 230, non a 400 volt, perché a casa non ho la 400 volt, però riusciremo a fare questa cosa. Ecco, infatti mi viene in mente una cosa adesso, vedi? Come faccio a far girare il motore trifase? Devo usare per forza l'inverter. Devo prendere anche l'altro inverter. Beh, lo prenderò. Perché vi spiego ve velocemente una cosa. Allora, con l'inverter posso anche creare la trifase, cioè io lo alimento a 230 volt, quindi con fase neutro, due fili. E l'inverter mi dà fuori una trifase. Io l'unico errore che ho fatto è che non ho preso quell'inverter che utilizzavo per fare questa cosa e lo andrò a prendere nei prossimi giorni. Che pistola, mi sono dimenticato. Se no potrei usare l'inverter che abbiamo, che c'ho già sulla tavola. Vabbè, posso usare anche quello lì. Finché non facciamo gli impianti con l'inverter, uso quello per crearmi la trifase, diciamo. Quindi farò il circuito di potenza. Vabbè, dopo poi ve lo spiegherò mentre lo faccio. Allora, oggi dobbiamo far venire l'una. Allora, dove siamo arrivati? Allora, aspetta che qua c'ho tutta una roba, tutto un sacco di roba aperta. Bisogna che vada a cercare i datasheet, quella roba lì. Aspettate un attimo che c'ho. Oh mamma mia, sono tutto inchiodato. Datemi 30 secondi che abbatto un attimo questo e cerco bene i file. Tanto non abbiamo mica fretta, state lì. Ma allora, forse li ho recuperati. Dobbiamo finire il relè, che eravamo partiti, ma adesso li riguardiamo, allora, così facciamo un passettino indietro.
Però volevo anche mandare un messaggio ai vostri compagneros, che oggi non sono compagneros, che sono rimasti a letto, così ricagno un attimo, perché io non lo so, io mi sveglio la mattina alle 6 per fare tutta sta roba qua anche per voi, e questi non vengono alle 10 in diretta. Allora, no, l'abbiamo già fatta, è vero, su tecnologia sì, dobbiamo andare avanti sul datasheet, adesso però ripartiamo dal datasheet da zero. Allora, solo un secondo che mando un messaggino nel gruppo così. Allora, ho mandato un messaggio ovviamente non per i presenti, ma per i non presenti, perché non è mica tanto giusto. Qui possiamo abbassare un po' la musica. Ok, allora adesso vi condivido il monitor come Asfax. Share. Qua lo nascondiamo, vediamo un po' se arriva. Ditemi se, perché prima c'erano problemi, c'aveva sia Zanoli che la prof. Roberta dei problemi di connessione. A me sentite bene o anch'io ho dei problemi? Perché magari ce l'hanno tutti oggi. Io la sento bene e vedo lo sfondo. Forte e chiaro, ok. Sì, Bene. non so se in questo momento ho recuperato la mia linea, ma tu sei perfetto. Fantastico. Grazie. Allora, Dossam Hermes, qua, data sheet, molto lunga, sheet. Allora, dunque dicevo, aspetta che mi becco il cartaceo che mi fa comodo. Ah, potete ovviamente usarlo anche voi, adesso ve l'ho dato, il cartaceo, anche per scriverci qualcosa di fianco nel caso di chiarimenti eventualmente, potete anche, adesso non dico pasticciarlo perché dopo fa schifo, però se dovete scrivere qualcosa di fianco gliela potete scrivere, adesso che l'avete. Allora, siamo a pagina Pinco Pallino, non ci sono il numero delle pagine, io qua c'ho pagina 19 nel PDF, però non so se è quello. Allora, torniamo a dire due cose. Il relè, vabbè, lo usiamo per fare diverse cose, questo non torna indietro, quindi lo usiamo per fare lo start macchina, lo usiamo per appunto si chiama soccorritore perché ci può essere d'aiuto in diverse occasioni, quindi ho bisogno di un contatto in più, come faccio? Non posso, no, aggiungo un relè in parallelo alla bobina del teleruttore e magicamente, tra virgolette, ho quattro contatti in più che possono diventare addirittura fino a otto, a seconda del contesto. Possono Dipende dal contesto. Oppure voglio sdoppiare un pulsante, triplicare un pulsante, collego un pulsante alla bobina del relè e io posso fare 3-4 cose contemporaneamente. Questo è un altro esempio. Posso fare appunto il manuale automatico. Ci collego il selettore, con i contatti vado a fare X cose. Quindi il relè si usa per diverse cose, diverse situazioni. Allora, per quanto riguarda la scelta di un relè, noi abbiamo bisogno di tre informazioni, cioè in realtà sarebbero di più, perché noi non siamo progettisti, ok? Noi siamo, diciamo, neanche degli installatori, perché siamo ancora a scuola, quindi ce ne sarà da imparare, però per quello che interessa a noi, perché è arrivato anche lui, mi scrivo, è arrivato alle 10:25, 2. Lunedì 10:25, ok. Sono, diciamo, fondamentali queste tre informazioni. Uno, aspetta che ingrandisco, perché vi siete, immagino, anche scritti, ma adesso le avete anche nella dispensa. Allora, tensione di alimentazione della bobina. Nel nostro caso, scritto nel nostro caso a scuola, perché se fossimo ancora a lavorare con dei relè, abbiamo una bobina 24 volte in alternata. Però è un'informazione fondamentale questa. Poi,
In realtà questa è una, ma sono due informazioni. La tensione e la corrente massima impiegabili nei contatti del relè. Questo diciamo che è come quando abbiamo scelto i pulsanti. È lo stesso, perché tanto sono contatti, giusto? I contatti è come il contatto di un pulsante, hanno una tensione massima e una corrente massima. E questa è la seconda informazione importantissima. Poi ovviamente il numero dei contatti del relè, perché se ci saranno 18 contatti, forse un relè solo non basta. Allora ne mettiamo diversi in parallelo e possiamo comunque fare tutto quello che vogliamo. Basta comprarli e il gioco è fatto. Quindi a noi interessano questi tre, che poi sono quattro dati fondamentali tecnici. Allora, ogni relè deve essere abbinato, lo sapete già perché poi pratiche ne abbiamo fatto, al suo rispettivo zoccolo, che cambia al variare del numero dei contatti. Quindi noi a scuola abbiamo sempre usato lo zoccolo da 4, che abbiamo utilizzato anche per i temporizzatori che ne hanno 2, però se avessimo un, e ce n'era in giro 1-2, un relè da 3 non ci va assolutamente bene, ci vuole il suo zoccolo. Quindi bisogna stare attenti, cioè devo comprarli insieme, se faccio un impianto ex novo. Gli zoccoli comunque sono standardizzati, cosa vuol dire? Che se mi si rompe il relè qui della Schneider, dopo 20 anni di lavoro, me ne danno uno, non so, ce ne hanno già uno dentro dell'Omron, deve andare bene lo stesso, perché appunto le dimensioni sono standardizzate, poi ognuno si produce il proprio relè, il proprio zoccolo. Allora, riguardiamo questo catalogo che è della Schneider. Questo si chiama Zeglio Relè, sono relè normali, in teoria qui, in realtà non in teoria, in realtà sono due modelli diversi, perché l'RSB è quello qui a sinistra, un po' più piccolo, l'RXM è quello che usiamo noi. Non so se si coglie dall'immagine, però forse lo vedete ancora meglio sulla stampa, perché voi sul cellulare, se usate il cellulare piccolo, se prendete invece il foglio, la pagina, lo vedete. Allora, quali sono i dati cioè i dati importanti, andiamo a cercarli sul catalogo. Allora, abbiamo la corrente, qua la chiama corrente termica, sono questi 8, 12, 16, sono degli ampere, questi qui, ok? Quindi noi adesso poi siamo riferiti, se vogliamo fare un riferimento ai relè che utilizziamo, cioè quelli che avete preso in mano e utilizzati negli impianti, parliamo della colonna qui a sinistra, l'RXM. Quindi abbiamo 12, 10, 6 e 3 ampere, quindi qua già vediamo la corrente massima, diciamo, dei contatti. Poi abbiamo il numero dei contatti, non so se vedete, magari ingrandisco un po'. So che mi sparisce il menu, però se voi seguite sia sul cellulare che sulla dispensa, magari li mettete di fianco, riusciamo a capirci ancora meglio che l'altra volta, che le volte scorse. Allora, abbiamo il numero dei contatti, vedete qua, 2, 3, 4, 4. Ok, perché NCNO? Perché li posso scegliere, in base a come mettete i numeri, possiamo scegliere che relè utilizzare. Sotto vi ricordate che cos'è? Vabbè, vi ricordate, c'è scritto, c'è il materiale. Abbiamo visto che in base al materiale abbiamo una miglior o peggior conduzione di energia elettrica. Ok, quindi ogni materiale, qui parliamo di materiali conduttori, perché siamo sui metalli, però anche se tutti conducono, qualcuno conduce meglio, qualcuno conduce peggio. Quindi lì bisognerà andare a cercare delle tabelle in cui sono riportati i dati di ciascun materiale e in quella tabella riusciamo appunto a vedere quale conduce meglio, quale conduce peggio. Generalmente diciamo che la miglior conduzione è legata a un maggior prezzo, che è generalmente, però non solo quello influisce sul prezzo. Bene, poi abbiamo sotto la tensione minima e massima di commutazione, cioè diciamo che è un range, quindi il nostro impianto circuito di comando per poter funzionare bene deve essere compreso tra questi valori, tra il 12 e il 250 volt, che sia in alternata che sia in continua, vedete, VACDC, quindi per lui è indifferente. Poi vabbè, questo non ci interessa, poi dopo andiamo direttamente, quindi i dati che ci interessavano li abbiamo già visti, andiamo direttamente ai modelli. Allora, per esempio, c'è una moschina che mi gira di fianco, mi dà fastidio. Il modelli li guardiamo in questa tabella, ok, però ci serve sapere
L'ultimo dato, che non abbiamo ancora visto nelle righe colonne sopra, che è la tensione della bobina d'alimentazione. Allora, io non so se la dispensa che vi ho dato è fornita di queste cornicette che ho fatto qui sul PDF, perché io ho una versione cartacea in cui non le ho messe, forse non le ho messe apposta, quindi non ricordo. Ad ogni modo, qui noi leggiamo, aspetta che si sposta, tensione d'alimentazione bobina in corrente continua oppure in corrente alternata. Io qui avevo fatto un esempio per quanto riguarda i nostri relè, sono a 24 volt corrente alternata, quindi parliamo di, non so se vedete la manina, di questa riga, adesso la faccio vedere tutta, siamo già arrivati in fondo, 24 volt corrente alternata, e abbiamo questi due modelli. Perché questi due modelli? Perché sono gli unici che hanno quattro contatti, quindi uno o l'altro vanno bene per i nostri impianti, o meglio, vanno bene come numero di contatti. Se noi volessimo essere precisi, dovremmo andare in ogni impianto fatto a calcolare la corrente che passa in quei contatti e allora potremmo scegliere meglio. Però vi posso già dire che anche col più piccolo, che è quello da 3 ampere, siamo tranquilli. Siamo tranquilli, 3 ampere per un circuito da 24 volt dove ci sono bobine, al massimo bobine di teleruttori o lampade o sirene, è una corrente molto alta, quindi siamo tranquilli con tutti e due. Ok, quindi qui abbiamo i modelli, l'RXM4AB2B7 oppure l'RXM4GB2B7, sono modelli che usiamo in laboratorio, cioè usiamo in teoria, non so se abbiamo dei relè proprio della Schneider in casa. Ne abbiamo invece sicuramente della Finder, infatti eravamo arrivati qua la volta scorsa. Questa è un'altra marca, quindi cosa stiamo facendo adesso? Stiamo studiando i cataloghi, cioè stiamo andando a cercare i dati che a noi interessano su un catalogo, su due cataloghi. Come vi dicevo anche la volta scorsa, poi il mondo è pieno di produttori di relè, fatti così o fatti cosà, quindi anche diversi, ce ne sono un'infinità. Quello che dovreste avere una volta che abbiamo finito di parlare di questa roba è come leggere un catalogo, e per come leggere intendo come andare a cercare i dati che vi interessano. Questo è il succo della situazione, non solo per il relè, per tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi anche per i teleruttori, per i trasformatori, lampade, pulsanti, eccetera. Allora, cosa abbiamo qui? Della Finder abbiamo praticamente lo stesso modello, quindi vi ho detto che lo zoccolo deve essere standard, anche il relè deve essere standard, perché i piedini devono poi entrare nello zoccolo. Allora, qui vediamo tre modelli, cioè è lo stesso modello, ma sotto modello abbiamo quello da due contatti, li vedo qui nella foto, ok, poi abbiamo quello da tre e quello da quattro. Probabilmente, non probabilmente, sicuramente, il relè da due potrà essere installato sul relè da quattro. Ad una condizione, però, errore classico di chi usa i temporizzatori a due contatti, usare i contatti giusti, perché se io vado a fare un impianto usando un relè da due in cui scrivo 10-6, quell'impianto non potrà funzionare. Perché? Perché il 10 qui non esiste. Il 10 l'abbiamo solo nel relè da 4, quindi bisogna sempre stare attenti. In realtà, adesso qui non si vede bene, però se io vado a super zoomare, aspetta che li porto qui su quello, però si vede un po' male, se io vado a super zoomare, in questo modello della Finder, sopra, cioè qui dove c'ho la manina, c'è, o meglio, sì, c'è lo schema dei numeri dei contatti. Quindi, anche se non ho il foglio che vi ho dato io, voi quando andate a montare il relè, avete comunque lo schema, e se non è di sopra, perché la Finder lo mette sopra, magari di fianco. Io mi ricordo, forse quelli dell'Omron lo mettono di fianco, però li ho sempre visti i numeri con lo schema dell'aperto, chiuso, bobina, eccetera, su ogni relè, proprio sul relè stesso. Poi è ovvio che se voi comprate il relè, ce l'avete anche sulla scatola, avete anche appunto nel datasheet, quello non catalogo, che adesso noi stiamo guardando un catalogo, ma comprando proprio il materiale, dentro abbiamo probabilmente anche un foglio che ci spiega come montarlo, e con queste informazioni, magari in formato più piccolo, perché questa è una pagina 1A4, in formato più piccolo abbiamo tutte le informazioni. Allora, i tre modelli si chiamano, vedete, Finder
serie 5.5, poi c'è punto 32, punto 33, punto 34. Cosa vorrà mai dire? Il 32 è 2 contatti, 33 3 contatti, 34 4 contatti. Sembra uno scioglilingua, ma sono riuscito a dirlo. Allora, vi faccio notare un'altra cosa importante, che abbiamo, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, quando siamo passati di qua. Allora, il tipo 5532 ha due scambi, quindi due contatti, a 10 ampere. Il tipo 5533 ha tre scambi a 10 ampere. Il tipo 5534 ha 4 scambi a 7 ampere. Quindi qui notiamo che aumentando il numero dei contatti cala il numero della corrente massima. Ok? Questo è importante. Però va sempre comunque verificato appunto da catalogo. La corrente che porta la corrente che porta, diciamo, il relè e la quantità di corrente che effettivamente serve a me nell'impianto. Ok. No, aspetta, volevo dire un'altra cosa, perché prima ho fatto l'esempio del circuito di comando, però noi possiamo usare sui contatti anche la 230 volt. Qui abbiamo visto, non abbiamo ancora visto, lo vediamo dopo, se non lo guardiamo adesso, che la tensione nominale, cioè la massima tensione commutabile, è 250-250 volt, quindi noi possiamo usare i contatti anche per lavorare in casa, per dire, come facevo l'esempio l'altra volta, esempio per aprire un'elettroserratura che va a 230. Io posso collegare il circuito di comando, cioè la bobina, il circuito in bassissima tensione del citofono, se parliamo di citofoni tradizionali, quindi vado ad eccitare la bobina, quindi a muovere i contatti, e i contatti alimentare l'elettroserratura o il cancello automatico, non lo so, che va a 230 volt. Quindi possiamo usare questi relè anche in ambito civile, appunto quando abbiamo impianti che funzionano a due tensioni, cioè come un impianto industriale praticamente, solo che l'industriale va da 24 e 400 volt. In casa potremmo avere un 12 o 24 e un 230 volt. Ok. Questo è quanto. Bene, allora, quattro scambi, ve l'ho detto, la bobina l'abbiamo in corrente alternato continuo, anche questo. Poi guardiamo un'altra serie di notizie qua. C'è un pulsante di prova bloccabile, indicatore meccanico standard sui tipi 2-4 contatti, quindi possiamo, c'è il pulsantino per fare la prova senza dover alimentare la bobina. Alcuni hanno la variante con LED. Vabbè, qui c'è lo svoccolo serie 9.4, che è quello standard. Basta, le altre cose non mi interessano. Dopo comunque vedremo quando scegliamo il modello, che le rivediamo tutte quelle opzioni lì. Allora, qui abbiamo il disegno in scala, cioè in scala, scusate, quotato, perché magari non lo so se in scala, bisognerebbe avere in mano il catalogo cartaceo, l'originale, non quello che ho fatto io, e andare a misurare, però abbiamo le quote, quindi noi l'anno scorso, se vi ricordate, anzi vi dovete ricordare, perché è comunque parte del programma che abbiamo fatto, abbiamo studiato le quote, quando abbiamo fatto i lavori all'inizio con Lime, Trapani, eccetera, vi ricordate? Bene, quindi qui ci sono le quote e mi dicono le quote come sono le effettive grandezze di questo componente, quello da 4, quello da 3, quello da 2. Diciamo qui le distanze dei piedini, la grandezza del relè. Ok, allora guardiamo un attimo la prima tabella, ci sono due dati che ci interessano di tutti, quella che riguarda i contatti. Allora, noi guardiamo primo due scambi, tre scambi, quattro scambi. Allora, la corrente nominale e la massima corrente istantanea, guardiamo quello da 4, così ragioniamo su quello che abbiamo sempre usato. Allora, abbiamo 7 15 ampere. Allora, vi faccio una domanda. Corrente nominale e massima corrente istantanea. Secondo voi, cosa vuol dire questa cosa? Perché? Cosa vuol dire 7 ampere, quindi la corrente nominale, e 15, che praticamente è più del doppio, la massima corrente istantanea? Cioè, noi quale parametro dobbiamo rispettare quando andremo poi a calcolare... se calcoleremo, diciamo, la corrente che passa per quei contatti, dovremmo tener conto del 7 o del 15 ampere?
magari vi aiuto con col Paint, che questo Paint mi piace un sacco. Faccio un disegnotto. Allora, colore rosso, dimensione buona, tiene una riga qua, dritta, grazie, e tiriamo una riga qua sotto, dritta, grazie. Ok, poi facciamo un relè, mettiamo un relè, vabbè, la bobina, perché è rosso? Mettiamo un relè qui, così. Ok, gli diamo un nome, lo chiamiamo R, maiuscolo, grazie. Allora, questo relè noi lo andiamo a collegare al circuito. Facciamo che lo usiamo per sdoppiare un pulsante, dai, così. Allora, lo collego anche sotto, un po' storto, no? Voi capite, giusto? Qui ci mettiamo un pulsante aperto. Ok, sono scappati due puntini. Ok, allora noi questo pulsante questo relè lo usiamo per andare a fare tante cose insieme. Quindi, per esempio, vado a disegnare qui un contatto di questo relè. Ok, qua ci facciamo il contatto aperto. Diciamo subito che è R, così non ci confondiamo. E qua sotto ci mettiamo una bobina di un interruttore, per esempio. Ecco, quindi questo possiamo allungarlo. Oppure ci mettiamo anche la sua lampada di marcia, guarda. Facciamo una lampada. Così colleghiamo in parallelo, così passa tutto lì. Truc. Truc. Trick. Passo ogni volta, faccio un suono diverso. Ecco qua, vabbè. Questo è un esempio, potrei poi disegnare più cose, però è il concetto che mi interessa. Allora, noi stiamo parlando, aspettiamo che voglio rivedere un attimo il catalogo. Stiamo parlando di questo 715. Che cos'è? Sono due correnti, quindi corrente nominale e corrente massima istantanea. Allora, se noi dovessimo calcolare quanta corrente passa per questo tratto, cioè quando si chiude il contatto di R, quanti ampere passano per di qua? Allora, come faccio a fare questa cosa? Questa cosa l'abbiamo già fatta, nei giorni scorsi. Io voglio calcolare la corrente I uguale, punti interrogativi. Allora, noi abbiamo dei dati, giusto? Se voi andate, quelli che vi siete poi già scritti, ma adesso abbiamo la differenza, se voi andate all'inizio degli esercizi, quindi andate avanti, 10 pagine, una decina di pagine, forse un po' meno, abbiamo i soliti valori di potenza assorbita, che adesso torno a scrivere magari qua, così ci leviamo sotto e facciamo meno fatica. Perché il cane fa casino? Ah, sì. Scusate, è passato il postino. Allora, dicevo, abbiamo... Chi è che me li dice? Dai, così non devo leggerli io. Allora, il teleruttore mi spunto, quanto consuma? Grazie, 50 volte ampere. Ma ci siete, ragazzi? Ci sono solo io. Invece, in aggancio, consuma... Grazie, sempre, sempre gentile a darmi dati. Poi abbiamo la lampada che consuma 1 volt ampere. Gli altri non li metto perché non li usiamo, magari li mettiamo più tardi. Allora, dobbiamo calcolare la corrente, giusto? Perché nel catalogo si parla di ampere, non di volt ampere. Bene, allora, quando chiude questo contatto,
che potenza alimentiamo noi? Come devo fare per calcolarla? Dovrei sommare il tereduttore di spunto, cioè la potenza di spunto, no, la potenza, i volt di spunto, l'aggancio e la lampada, no? No, 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 allora, non posso sommare sia spunto che aggancio, perché il tereduttore assorbe quelle due potenze in due momenti diversi. Allora, io devo fare questa cosa, devo calcolare la potenza totale in spunto, cioè quando si chiude il contatto, e allora farò 50 più 1, che fa 51 volt ampere. Aspetta, ma che lo allungo così si vede meglio. Poi, no, vado sotto, devo calcolare la potenza totale in aggancio e sarebbe 3.2, perché fai 2.2 più 1, esatto, che fa 3.2 volt ampere, e lo allungo così ce l'abbiamo tutti. Allora, perché ho dovuto fare questi due calcoli? Perché il relè, il contatto del relè ci dà due valori diversi, ci dà la corrente nominale, che è quella quando va tutto, ma sta già andando, è già partita, ok? Invece ci dice, guarda, per un istante io ti sopporto anche 15 ampere. Quindi lui qua mi dice, guarda, per un istante, che vuol dire un secondo meno, per poco tempo, io tengo botta fino a 15 ampere, ma se dopo devi continuare, tengo botta solo a 7 ampere. Infatti cala, vedete, c'è più della metà di differenza tra il 15 e il 7. Ok, quindi qui vuol dire che questo relè tiene già conto dello spunto. Lo regge per poco tempo, per una frazione, per un secondo, per un piccolo tempo. Ma la corrente nominale è quella da 7. Okay? Quindi io non posso alimentare, non so io, qualcosa che mi alimenta degli elettrodomestici anche e supera i 7 ampere. E che vada sempre, devo mettere due relè eventualmente, ok? Allora, noi abbiamo fatto questo calcolo, ok? Noi abbiamo bisogno però della corrente, perché noi qui abbiamo calcolato, con i dati che avevamo già, abbiamo calcolato la potenza, giusto? Come abbiamo fatto quando lavoravamo con i trasformatori, ok? Allora, dobbiamo calcolare la I. Bene, che formula possiamo usare per mettere in relazione la potenza e la corrente? Qual era la formula che dobbiamo utilizzare? Chi è che se la ricorda? Dobbiamo usare la formula della potenza. La potenza a cosa è uguale? Dai ragazzi, minchia, l'abbiamo detto 50 miliardi di volte, per 10 alla nona anche. Qual è la formula? Al mattino c'è un freddo birichino, adesso inizia a venire caldo. Abbiamo proprio un clima strano. Ragazzi, potenza uguale? Dai, Lugli, lo sai tu? O è scappato via? Porca c'è, adesso mi risponde Lugli. Dai, Lugli, com'è la formula della potenza? Non andare mica a cercare su Wikipedia, dimmela al volo. Lugli fa finta di non sentire. Cavallo, te la ricordi tu? Ragazzi, domanda da esame questa, eh? Come si calcola la potenza? È questa la risposta che state dando. Ah, prof, forse lo so. Dimmela. 51 più 3.2. No, aspetta. Dimmi la formula della potenza. Dopo usiamo i nostri dati. Perché prima dobbiamo ripassare, visto che non se la ricorda nessuno, quasi, com'è la formula della potenza. Come ha scritto Francesco Cavallo, V per I. Esatto. Quindi ringraziamo Francesco Cavallo per averla scritta e Francesco Guglielmo per averla letta. V per I, risposta esatta, che sarebbero tensione per corrente, giusto? Bene, a noi serve la corrente. La potenza l'abbiamo perché sono i valori che abbiamo calcolato, questi qua. E non me lo fa. Malefico, adesso li inquadro. Eccoli qua. Lì abbiamo i valori della potenza calcolati. E come facciamo a calcolarla? Ci manca qualcosa noi per poterla calcolare o possiamo calcolarla?
Mancherebbe sì la corrente. La corrente la dobbiamo trovare. La potenza ce l'abbiamo. Allora, se noi abbiamo la potenza e basta, possiamo calcolare la corrente. O ci manca un dato in questo problema? Smorak, dimmelo tu che sei sempre presente quando faccio le domande. Ne abbiamo tutti i dati per poter calcolare la corrente oppure ci manca qualcosa? Alan. Ragazzi, ma mi rispondete senza che vi chiamo ognuno per ognuno, cioè uno alla volta? Ma scusate, allora, la potenza l'abbiamo, la tensione, ce l'abbiamo la tensione? In questi dati c'è scritto quanto funziona questo circuito? Sembra di parlare al muro. Dimmi. Beh sì, per quanto riguarda 50 volt ampere e 2.2. Quelli sono volt ampere, quella è potenza, non è tensione. Io ho chiesto se abbiamo la tensione, la V. Abbiamo la V qui? No, non l'abbiamo. Quindi ci manca un dato. Allora dovete dirmi, prof, la formula è quella, ma se non ci dai la tensione a cui stiamo lavorando, noi non possiamo calcolare la corrente. E infatti volevo che me lo diceste, e ve lo dico subito. La tensione è 24 volt. Usiamo quella che usiamo a scuola. Lo vado a scrivere qui. Quindi la V è uguale a 24 volt AC. Adesso ce l'abbiamo. Adesso, avendo la potenza, o meglio, le potenze, e avendo la tensione, possiamo calcolarci le correnti. Quindi, questa qui è la formula. La I adesso la sposto, che la metto qui, perché poi dopo la troviamo. Come facciamo a fare i calcoli? Facciamo presto. Allora, dobbiamo fare la formula inversa. Quindi noi dobbiamo trovare la I, quindi I usando la formula di qui sopra, a cosa è uguale? Come faccio io a calcolare la I avendo la potenza e la tensione? Non voglio sapere dei numeri adesso, voglio sapere la formula inversa, che dovete abituarvi a fare girare queste rotelline. Non è difficile, vi ho spiegato anche il trucco. In varie occasioni il trucchetto per fare una formula inversa di questo tipo, che è molto semplice, però se uno non è sicuro, applica il mio metodo, quello delle tabelline, e sicuramente salta fuori, ci salta fuori. Com'è la formula inversa? Aspetta che c'è una scritta qua. P fratto V, esatto, è potenza fratto tensione, fratto V. Bene, esatto. Allora, andiamo a sostituire la formula con i nostri dati. Quindi dovremo fare due calcoli perché abbiamo due potenze, quella in spunto e quella in aggancio. Allora, facciamo la prima potenza, la prima, scusate, corrente. Allora, la chiamiamo in spunto, ISP è uguale alla potenza in spunto, cioè 51, diviso 24. Che fa? Vediamo chi fa prima a farla. 51, abbiamo detto? Sì. Fa 2,125. Cosa sono questi? Cosa sono questi 2,125 che ho appena calcolato con la mia bella calcolatrice? Come? Ampere. Bravissimo, perfetto. 10 lode, ampere. Bene. Ora, adesso facciamo anche l'altro calcolo, però analizziamo un attimo questo valore, questa cosa che abbiamo fatto adesso. Quando siamo in spunto, quindi quando il contatto si chiude per un istante, queste due cose assorbono 2, qualcosa ampere. Allora, questo è il momento della massima corrente istantanea, che lui mi tollerava 15. Quindi, per quanto riguarda la corrente nominale, siamo a 7. Domanda,
senso fare anche l'altro calcolo? Allora, dal punto di vista nostro, qui di scuola, sì, perché ci piace fare i calcoli, e comunque è educativo e ci fa vedere le cose come sono. Però dal punto di vista pratico, se io dovessi scegliere questo relay, avrei già scelto. Perché sicuramente, se guardo a occhio proprio i due valori di potenza, 51 contro 3,2, la corrente del prossimo calcolo sarà bassissima. Quindi ci sto dentro alla grande. Adesso facciamo il calcolo, così siamo tranquilli, abbiamo la soluzione. Allora, la I in aggancio a G, a cosa sarà uguale? Sempre quella, potenza fratto la tensione. Questa volta la potenza è 3,2 diviso 24, ci viene un numero molto molto piccolino. 3,2 diviso 24 fa 0,13. Diciamo 0, è un periodico, 3,4, via. Sempre ampere, grande. Che as, asfida anche. Allora, noi dovremmo paragonare questo valore, 2,125, con il, dov'è? 15, massima corrente istantanea, e lo 0,134, che poi è 0,2, facciamo con il 7. Quindi avete visto che questo relè per alimentare questa bobina e questa lampada in 24 volt, va da Dio, cioè è quasi sovradimensionato. Ok? Facciamo un altro esempio. Però vorrei fare un po' di spazio. No. Sì. Facciamo un po' di spazio. Allora, adesso cancello questa cosa qui. No, no, no. Allora, quando voglio fare una cosa me la fa. Quando non voglio farla non me la fa. Via. Cancella tutto. Questo qui lo stacchiamo adesso, sta a vedere. Un esempio reale. Quindi abbiamo un circuito di comando dove noi alimentiamo la bobina a 24 volt. Glielo scrivo anche così è tutto più chiaro. 24 VH. Perché non me lo scrive? VH. Eccola. E poi per essere bravissimo me lo copio anche qua sotto, così abbiamo capito qual è la 24VH. Invece sopra, adesso vi frego io. No, così ci vuole troppo. Facciamo così. E facciamo così. Allora, sta a vedere cosa ti combino. Prendo il marrone. No, questo qua. Acfagna riga. Qui ci faccio un marrone. Invece sotto sta a vedere cosa ti faccio. Ti faccio un... Non so, chiaro. È anche storto. Facciamolo un po' più scuro. Sotto gli faccio un bel blu. Ecco. E lì c'è il suo contattino che mi va ad alimentare. Sta a vedere. Cosa faccio? Poi mi dite voi se capite... No, blu no. Mi dite voi se capite cosa sto facendo. Ok. Prof. Dimmi. Sto avendo quei famosi problemi di connessione. Ah, non mi senti bene? No, no, è che certe volte mi blocca e mi fa uscire. Ah, ok, vabbè, oh, torna dentro, se riesci. Ok. Poi facciamo anche così, sta a vedere che figata. Oh, che bello, bene. Cosa ho disegnato? Vediamo se si capisce. Si capisce cosa ho disegnato? Non si capisce cosa ho disegnato? Aspetta che c'è una risposta. No, volevo essere un forno, voleva essere, però vabbè, disegno molto male. No, è un vecchio TV, anche lui, no, 2 su 2, ragazzi, no. Non è un TV, però è vero, effettivamente assomiglia a un vecchio TV. Vabbè, immaginiamo che sia quello che volete. Preferisco un forno perché consuma di più. Ok? Allora, un forno che consuma 2500 watt. E per tenere la cosa semplice, li teniamo uguali ai volt ampere, anche se non sarebbe proprio così
quindi sto facendo una cosa un po' semplificata. Allora, ho un forno che consuma 2500 watt, questa potenza. Domanda, aspetta che chiudiamo qui, se no dopo non si capisce. Questo forno, lo attacco dritto, sa che è lì. Questo qui però adesso lo devo tirar via. Allora, questo forno, a che tensione funziona? Esatto, da cosa l'hai capito? Esatto, perfetto, fase neutro. Molto bene, c'è un filo marrone, un filo blu, quindi non c'è scritto, ma c'è scritto. Cioè, qui ci sono 230 volt. Poi l'abbiamo anche misurato col tester, siamo tranquilli. Ok, quanto misura, o meglio, quanto misura? Quant'è la corrente che gira in questo circuito? E che formula devo usare? Ragazzi, bisogna rispondere subito, perché l'abbiamo detto 2 minuti fa, 5 minuti fa, non so quanto. Stavada? Molto bene, è sempre pi fratto v, che nel nostro caso è 2500 diviso, che 7, diviso 230. 2500 diviso 230 fanno, sta a vedere, 10,8, che cosa? No, 10,8 A. Oh, stavolta qui abbiamo una corrente leggermente maggiore di prima, 10,8 ampere. Guardate un attimo il catalogo negli occhi, vediamo se lo vedete, comunque ce l'avete, se, mi dimentico sempre, ce l'avete su cartaceo. Ditemi se va bene questo relè per questo circuito. Lascio il circuito, ma voi guardate nel cartaceo, il catalogo. Ditemi se può andare bene questo relè per alimentare quel forno. Ragazzi, quanto ci mettete a rispondere? Dovete confrontare due numeri, quello che abbiamo calcolato adesso, cioè la corrente assorbita dal forno, e il catalogo. Guardare se questo relè può reggere questa corrente. E poi vorrei una risposta. Amigos, è chiara la domanda? Adesso chiamo io. Daniele La Barbera, secondo te può andare bene questo relè, questo qui della Finder, per alimentare questo forno? Non si pronuncia. Si è pronunciato, forse. Mi faccio vedere. Ah, è vero che tu non ce l'hai. Ma scusa, vabbè. Non te l'avevo mandato, via PDF. Sì, guardalo qua. Si riesce a vedere? O devo ingrandire un po'? Ingrandisco un po'. Dai, forse così si vede un po' meglio. Per favore! Sì. Oh, potevi chiedermelo prima di fartelo vedere, perché... Ma è anche per gli altri la domanda. Soprattutto per quelli che ce l'hanno cartaceo, che fanno ancora meglio a guardare. Yeah.
Oh, abbiamo una risposta. Ok, passi allo schema. Eccola. Ragazzi, ma è una cosa così semplice. A parte che l'abbiamo fatta insieme prima per il teleruttore e la lampada. Sì, va bene. Ok, ovviamente c'è la controdomanda. Perché va bene? Mi devi convincere di questa cosa. Perché siamo d'accordo che vada bene? Mi devi convincere perché entra nel range della corrente. Ti posso dire una cosa? Sbagliato. Sbagliato. Perché è sbagliato? Perché tu hai nel catalogo in due che è? Nel catalogo noi abbiamo allora corrente nominale 7 ampere, massima corrente istantanea 15. Allora il forno ha una resistenza dentro, non ha un teleruttore che assorbe molto, quindi è una cosa statica, diciamo. Magari ce l'ha un minimo di spunto, però se noi guardiamo il 15 dobbiamo parlare dello spunto qui dal catalogo. Quindi noi non dobbiamo stare sotto i 15, dovremmo stare sotto i 15 se fosse un motore che parte e va e per 1-2 secondi ha uno spunto di 10,8, quelli che sono. Però il funzionamento regolare, normale, è il 7. È il 7. Allora, questo relè non va bene per questo forno, perché siamo a 10,8. Addirittura, io dico, ho solo un contatto qui nello schema, perché devo mettere uno da 4? Ne metto uno da 2, magari che poi ne uso un altro. In quel caso avrei 10,20, vedete? Però noi siamo sempre sopra, perché è un 10,8. Cosa possiamo fare? Possiamo andare a comprare un forno un po' più piccolo e rifare i conti. Ok, allora rifacciamo i conti con un forno un po' più piccolo. Ne prendo una a microonde. Allora, nuova potenza, forno a microonde. Mirko, forno a Mirko. Micro, waves. Allora, quanto consuma il forno a microonde? Boh, 750 watt. Ce l'hanno i miei, ogni tanto lo vado a usare. 750 watt. Fatemo voi questo calcolino, questo problemino. Allora, il forno quello tradizionale, vabbè che è molto grosso, adesso dico la verità, di solito arriviamo a 2000, a 2000 watt. Però questo qui, bocciato, questo qui non va bene. Aspettiamo che c'è qualcuno che vuole entrare. Cammellini, buongiorno Cammellini, ben alzato. Aspettiamo che ti segno, ore 11.09. E voilà. Allora, dov'è il problemino? Qui. Allora, il forno a 2500 watt è bocciato, non possiamo usarlo in questo relè. Adesso vi fate il calcolino con un forno a microonde 750 watt. Stesso calcolo. E poi dopo vediamo come va. Qui Daniele l'ha già risolto, però ve lo fate anche gli altri, perché ve le scrivete queste cose, li dovete fare scritti non solo sulla calcolatrice, gli esercizi. E poi dopo lo correggiamo, quindi diamo un attimo il tempo anche, no, ormai è risolto, poi ne farò un altro. Allora, bene, Daniele, spiegaci che calcoli hai fatto, visto che hai già fatto i calcoli. Così io li scrivo qua sotto e rimangono per tutti. Beh, la V è sempre 230, quella non cambia, Non lo voglio rosso, lo voglio nero. Mettiamo qui. V uguale 230 volt. Allora, che conti hai fatto, così li scrivo qua sotto? Fa vedere 750 diviso 230. Sì, hai fatto I uguale, solita formula, P fratto V, quindi precetta 750 watt diviso 230 volt ti danno, hai detto 3,2 e qualcosa. Vabbè, lasciamo 3,2, che cosa? Ampere. Bene. Allora, in questo caso confronteremo il 3,2 ampere con catalogo, grazie, 7 ampere, e stavolta ci siamo tranquillamente dentro, ci stiamo molto tranquilli dentro. Ok, voglio fare un altro esperimento con un forno tradizionale un po' meno potente di quello di prima, se no bruciamo sempre
bruciamo tutto, bruciamo. Quindi prendo, anzi, sì, dai, prendiamo un forno. Un forno, 2000 watt. E fate voi il calcolo, però adesso non rispondete subito, Daniele, lascia che rispondano anche gli altri, anzi che lo facciano. Poi dopo lo correggiamo. Quindi adesso dobbiamo lavorare, fare questo esercizio uguale agli altri, per un forno di 2000 watt. Il catalogo, usate quello cartaceo per dirmi, vabbè che poi abbiamo poco da guardare, sono è un parametro che ci interessa in questo momento. Ditemi quanta corrente assorbe questo motore e se il relè va bene. Perché siamo poi al limite. Prima 2005 non andava bene. 2000 probabilmente andrà bene, perché è più basso di un po' di watt, non di poco. Però dobbiamo essere sicuri. Allora fatemo il calcolo. E fra 5 minuti lo correggiamo. Non scrivete subito la soluzione. Ok. Tanto vado a bere un bicchiere d'acqua, guarda. Fate questo calcolo. Avete fatto? Lui l'hai fatto? Hai fatto l'esercizio? L'esercizio, il calcolo, perché è una formula, ragazzi, non è un esercizio questo. L'esercizio ti metto due o tre cose da chiedere, non solo una. L'hai fatto lui il calcolo? Ma viene a piovere anche oggi? Mamma mia, che tempaccio. Lugli, ci sei? Secondo me C4, mica C6, Lugli, andai via. Francesco Guglielmo, sei riuscito a fare il calcolo? No, non l'ho ancora finito. Non è ancora finito? No, prof, non l'ho fatto. Pare che si scrive L'HO. Sole, la prossima settimana piove, grazie. Piove sempre. Stamattina si vedeva il fiato, anche ieri mattina. Cioè, non lo so, fortuna che siamo a giugno. No, prof, non l'hai fatto. Perché non l'hai fatto, Lugli? Me lo fai adesso, che ci vuole un secondo a farlo. Vi ho lasciato anche 5 minuti, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. C'è un messaggio? Sì, dai, dimmi.
abbiamo il forno a 2000 watt. Come facciamo a calcolare la corrente? Bello che sto facendo la stessa cosa, è la terza volta che la sto facendo, quindi dovreste solo copiare, mettendoci dei numeri diversi. A cosa uguale la corrente? Dimmi che lo scrivo, dai. Dimmi la formula della corrente. Vogli V uguale R per I? Ma chi ha mai parlato di R, scusa? No. Vuol dire che non mi stai mica tanto seguendo. Cioè, basterebbe leggere quello che vedi nel coso. Ho chiesto la corrente, non la resistenza, la tensione o sblesga. Cioè, basterebbe leggere quello che abbiamo fatto prima, se non avevi seguito. Non ha chiesto ho chiesto la corrente, tu mi scrivi la legge di Ohm, ma che me frega mai della legge di Ohm adesso? Stiamo parlando di corrente e potenza, stiamo parlando. Non ho chiesto, ho chiesto la corrente, però in un altro ambito, diciamo, via. Ah, scusi, bene, scuso, però ti scuso solo se mi dici la formula reale, giusta? Scuso, scuso, a patto che mi dici la formula giusta. Dai. Dai, porco. Niente, oh, recidivo. Lui, della resistenza, non me ne frega niente, non stiamo facendo i calcoli della legge di Ohm. Quindi quella R deve sparire. Quella formula lì deve sparire, stiamo usando un'altra formula noi. Che tra l'altro c'è scritta da monitor, la leggo due volte io, in quello che tu stai vedendo. Ah, oh, vedi che se leggi, apri gli occhi, ci vedi, bene. Allora, cosa devo scrivere qui? La formula va bene, I uguale P fratto V. Come numeri, P fratto V, come numeri, che cosa devo scrivere? Per metterci i nostri valori, per fare questo calcolo. Duemila, 750? No. Qua il 2000 te lo abbono. Diviso qualcos'altro però. Stiamo parlando di un forno da casa che consuma 2000 watt. 230 mi piace di più. Ce la fai a farmi il calcolo o lo devo fare io? Non so quali sono i dati. Come non lo sai? Vabbè, comunque sono quelli. Perché in casa abbiamo 230 watt. Mi riesce a fare il calcolo o me lo faccio io? Me lo faccio io, dai, 230. Sono 8,7 circa ampere. 8,7A. E l'allungo così si vede meglio. Ok. Allora, 8,69, 8,70. Va bene, stiamo dalla parte dei bottoni. Allora, guardiamo il catalogo. Visto che anche tu non hai il cartaceo, te lo proietto qui. Può andare bene questo relè per questo forno? Il catalogo sotto, eh? Il dato è adesso un po' tagliato. Comunque, corrente nominale. Aspetta, che rimpicciolisco un attimo. 190, vediamo se ci sta. Sì, ci sta, guarda che bello. Corrente nominale, massima corrente istantanea, ampere. Questo è il dato che ci interessa. Per il relè da 4 scambi, da 4 contatti.
Può andare bene questo relè oppure no? Vediamo chi risponde. No, ok, perché no? Sapete che c'è sempre il perché dopo il sì o il no. Mi dovete dimostrare quello che dice, che dite, che dicete, stavo per dire, mamma mia, dovete dimostrare quello che dite. Vai col perché, vai con il because. Lugli, perché no? Because. Bla 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 bla, dai. O hai tirato una moneta, testo, croce, ci hai preso. Ma il because era lo stesso, il why che poi diventa because. Quindi? Perché non porta abbastanza corrente, giusto? Allora cosa proponi tu? Per far funzionare questo forno, cosa proponi? Un'altra cosa. Un altro forno, un altro relè, va bene. Per esempio quale? Quale possiamo usare che invece potrebbe andare bene? Esatto, sia il primo che il secondo. Perché portano, quanti ampere portano di corrente nominale, sia il primo che il secondo? Domande che fa sto prof? 250? Oh mamma mia! Ma che 250? 250 sono i volt, sono tutti uguali. Non stiamo mica parlando dei 400, oddio, ma vedi che devo fare le domande. Non sono neanche i 20, sono i 10, perché parliamo di un funzionamento costante, non di un picco. Quindi il 10 e il 10 a noi vanno bene in questo caso. Sono questo 10 del 3 scambi, questo 10 del 2. I 20 è quando, vabbè, tu sei arrivato dopo, è quando per esempio facciamo partire un motore che ha lo spunto, allora per un secondo o due guardiamo la massima corrente istantanea, quindi il 20, il 20 e il 15. Ma il funzionamento normale, cioè la corrente nominale, è il 10, il 10 e il 7, quindi parliamo di quello. Sotto c'è la tensione, il forno va a 230. Quindi sia 4 che a 3 che a 2 non va a 400. Non va a 400. Qui potremmo alimentarci un motorino magari piccolo, in trifase al posto di un teleruttore. Se va a 380 volt, però piccolo, deve avere questi assorbimenti. Cioè piccolo. Se facciamo un rapporto con un impianto civile è tanto, se facciamo un rapporto con un impianto industriale è poco, via. Ci sono dei motori molto più grossi che consumano molta più corrente. Vabbè, non mi avete convinto però. Bisogna che facciamo un altro esercizio. Facciamo un altro esercizio, che a me piace tanto fare questi calcoli. Adesso qua cancello tutto. Cancello tutto che aumento il disegno. Cancello tutto. Allora. Questo qua lo tiro via. Anche questo tiro via. Poi facciamo una cosa nuova. Ah, no, no, devo fare un rettangolo prima. Poi dentro li facciamo. Oh, che bello. Questo non è più un forno, vero? Ok. Lascialo lì, questo lo allunghiamo. Eh no, devo prima prendere il comando. Ok, poi questo lo allunghiamo.
e poi allunghiamo anche questo. Ok. E poi ci mettiamo anche, ci metto anche quell'altra, così andiamo via pari. Vabbè, ormai è blu, lo lasciamo blu. Vediamo se capite che cosa sono queste due cose. Circa. Oh, qui lo collego. No. Lo collego con questo. E qua facciamo la stessa cosa di, che c'è qui. Allora, che cos'è l'elettrodomestico che ho fatto a sinistra? Che cos'è questo? Giusto. Lavatrice. Consuma 1500 watt. Cos'è quello che ho fatto a destra? Forse non si capisce, però. Frigo. No, non è un frigo. Vabbè, ci metto un frigo, dai. Asciugatrice. No, vabbè, era, voleva essere una lavastoviglie. Però dai, teniamo frigo, dai. Così usiamo delle potenze diverse, perché effettivamente hanno un consumo simile, la lavatrice, la lavastoviglie. Un piccolo frigo. Consuma 450 watt, via, anche meno. Allora, andiamo a fare questo calcolino qui. Proviamo, provate, e poi dopo lo andiamo a correggere. Li lascio lì, le due cose. Fatemo i calcoli per questi due contatti. Li fate, poi dopo li correggiamo dopo. Allora, cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare la corrente che si mangia la lavatrice e la corrente che si mangia il frigo. Allora, per fare un frigo fatto meglio, però, non posso aprirlo da qua. Devo aprirlo... Posso girare questo? Sì che posso. Lo devo girare, lo devo mettere qui. Ecco. Quindi, questo è il frigo. E questa è la lavatrice. Bene. Azzalotto. Quindi calcoliamo la corrente che passa per questo contatto. Aspetta che trovo la freccina che mi piace. Questa. E anche quella che passa per questo contatto. E poi mi dite se dovrebbe andare bene.
Avete fatto? Avete fatto? Cavallo, hai fatto? Fatto un danno. Cavallo, hai fatto i conti? Correggiamo. Mi risponde più. Selasi, tu l'hai fatto? Aspetta che c'è una risposta. Lavatrice, oh, ok, ci aspetta, aspetta. 1500 diviso 230, aspetta che lo scrivo. Allora, I uguale 1500 watt diviso 230, che fanno? No, ho sbagliato. Che fanno? Quanto fanno? Quanto fa cavallo? Non scrive. Esatto. Mettetemi sempre l'unità di misura che ci piace tanto, eh. Se no sembra che diamo i numeri super nell'otto, anzi, devo dire se ho vinto. Se non mi vedete più, vuol dire che ho vinto, da domani. No, è impossibile. Ma sta andando la... No, aspetta che devo seccare questa che non ve ne frega niente a voi. Ecco. Però Dimmi, Serasi. posso fare il frigo. Fai il frigo, dai. Ok. Fa 1,4 ampere. Dimmi come hai fatto a calcolarlo. Dopo scrivi 230. Dopo cosa? Quello che ho scritto adesso? Sì. Ok. Quant'è che viene? Fa 1,4 ampere. A me fa 1,52, aspetta che rifaccio. 350 diviso 230. A me fa 1,52. Il mio telefono è venuto a 1,4 ampere. Non lo so, aspetta che loro lo rifaccio, come posso fare? Non ho altre calcolatrici. Prova a rifarlo, Stelasi, perché... Allora, ho Ok. detto 350 watt diviso 230 volt. 1,52, fai 1,53 se vogliamo arrotondare, anche se non è proprio una arrotondata giusta. Prova a farlo, a rifarlo. Ti è venuto? Ah beh, devi usare il telefono. Oh, mamma mia. Oh. Prof, è vero. Che cosa? 1,52. Ok, cosa sono questi? Ampere, Ampere. giusto, bene. Ok, allora abbiamo i valori. Adesso guardiamo il catalogo e poi ditemi se questi contatti vanno bene. Dove è andato? Beh, allora, eccolo qua. Ditemi se questi contatti vanno bene. Abbiamo detto, scusa, 6,52 e 1,52. Vanno bene questi relè?
Prof, non lo so. Come non lo sai? Ne abbiamo fatti fino adesso? Allora, lavatrice 6,52, il frigo 1,52, aspetta, 1,52. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di corrente, stiamo parlando. Ok. Allora, dov'è la corrente in questo catalogo? Tu sei andato ieri a scuola, sì? Sì. Hai preso, ti ha dato Zanoli il cartaceo, la dispensa di datasheet, ce l'hai aperta davanti? Sì. Bene, allora, siamo nella paginetta della Finder con il relè. Pagina? Pagina non c'è il numero, non ce l'ho messo quando l'ho fatta. È quella con il relè della Finder. Ok. Allora, parliamo della corrente, è quella che sto proiettando adesso comunque, è quella lì. Però dovevate averla già tutti davanti da un'oretta e mezzo. Quasi. Un'oretta, via. No, non lo trovo. Non lo trovi? Allora guarda nel video. Okay. La corrente nominale è questa riga qui, dove ci sono gli ampere. Va bene o no questi relè, per il nostro caso? Ah, ho trovato. Hai trovato, però bisogna poi guardare la riga giusta, è la stessa che sto proiettando. Trovato. Tensione nominale. Corrente nominale, dai. Va bene oppure no? Va bene. Va bene, perché? Perché non lo so. Come non lo sai? Minchia, l'abbiamo fatto fino ad... L'abbiamo fatto... Selasi, ma non posso farlo con ognuno di voi. Io lo sto facendo con tutti, però ogni volta che chiamo uno non lo sapete rispondere. Devo prendervi uno per uno per spiegarvi queste cose. Stiamo facendo un lavoro. Cioè, si sente bene, si vede bene, ma non mi state seguendo allora quando vi spiego le cose a tutti. Va bene, perché nel relè da 2 abbiamo 10 ampere per ogni contatto, in quello da 3 10, quello da 4 7, quindi anche se io mettessi nell'impianto il relè da 4 va bene lo stesso, perché quello che consuma di più è quello della lavatrice e consuma 6,52. Poi se l'impianto fosse fatto solo così non ha senso comprare il relè da 4, compra il relè da 2 se ci sono solo due contatti, che porta appunto 10 ampere porta per contatto. E per questo è sempre questo che stiamo guardando. Vabbè, no, non vabbè, però andiamo avanti. Allora, poi ne rifaremo degli altri di questi esercizietti, perché sono sempre utili a usare le rotelle. Allora, torniamo a guardare qua il catalogo. Allora, qui c'è la corrente, l'abbiamo detto fino adesso, poi sotto c'è la tensione. Di questa non ne abbiamo parlato, perché è giusto parlarne, perché... Però il range è abbastanza buono, cioè questi contatti funzionano fino a 250 volt. E la tensione commutabile a 400, quindi è meglio comunque stare sotto i 250, tensione nominale, come il discorso di prima. Quindi no, non è vero che può funzionare il motore a 400, cioè se ci fosse solo un istante di una commutazione istantanea, sì, ma è meglio stare sotto i 250, quindi a 230, nell'esempio che ho fatto adesso e anche prima della lavatrice, del forno, del frigo, andiamo bene, andiamo. Ok. Poi,
Cosa abbiamo? Oh, le caratteristiche della bobina. Aspettiamo che ingrandisco un po'. Allora. Abbiamo tensione di alimentazione nominale. Quindi due righe, vedete? Che valgono poi per tutte e tre i relè, tutti e tre i modelli. La tensione AC con relativa frequenza di fianco, quindi 60 o 50 o 60 Hz. Tutti questi valori abbiamo, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 120, 230, 240. Oppure la tensione continua, 6, 12, 24, 48, 60, 110, 125, 220. Ovviamente, quando si sceglie il relè, bisogna poi scegliere quello della bobina che ci interessa. Cioè, non è che io posso prenderne uno che va bene per tutte queste. No, dovrò scegliere il modello con la 24 volt nel nostro esempio, oppure se va a 12 a 12, oppure se va a 60 a 60. Ho diverse tensioni che posso utilizzare, devo scegliere quella giusta. Quindi, quello che dicevamo prima sulla corrente, sulla tensione, sono dei massimi, quindi tipo un range. Invece, in questo caso della bobina, devo prendere la tensione giusta, quella che andrò ad utilizzare per alimentarlo. Bene, gli altri dati non ci interessano, vabbè, okay. Abbiamo la durata meccanica, la durata elettrica, quindi quanto più o meno quante volte può essere utilizzato, quanti cicli, vedete qua, durata meccanica, quanti cicli può essere utilizzato. Cioè, tanto per dirlo, per guardare un attimo, che sono tutti uguali praticamente, come cicli, durata meccanica, quindi proprio il contatto che va a toccare in AC, quindi in corrente alternata, 20 per 10 alla sesta, sono 20 milioni di scambi. Cioè, 20 milioni di tic-tac, aperto, chiuso, quindi dura. 20 milioni sono tanti. Durata elettrica un po' meno, poi dipende il carico nominale, 200 per 10 alla terza, qua un po' meno, un bel po' meno. Vabbè, allora vediamo un attimo come fare a scegliere questo tipo di relè, perché qua dobbiamo comporlo, diciamo, cioè il modello diventa una cosa composta in base a diverse scelte. Quando prima eravamo nello Schneider era molto più semplice, perché noi avevamo i dati da incrociare, vedete qua, 24 volt, 4 contatti, track. C'era lì l'RxM, eccetera, eccetera, in base anche alla corrente e alla tensione. Qua invece dobbiamo comporlo, dobbiamo comporre il modello. Come funziona questa cosa? È semplice, bisogna solo un attimo seguire. Allora, la serie 55, quindi il modello, la marca è Finder, il modello sarà la serie 55, punto, questo qua è fisso, non dovete scegliere. Punto 3 vuol dire a circuito stampato oppure ad innesto sul zoccolo. I nostri relè vanno innestati sullo zoccolo, quindi è 3. Se fosse stato a circuito stampato, quindi quelli per, diciamo, da usare in elettronica, sarebbe stato 55.1, ma non lo è. 55.3. Poi abbiamo questa cifra, qua c'è scritto 4, è il numero dei contatti. Quindi se usiamo il relè a 4 contatti, verrà 55.34 e poi dopo va avanti. Poi abbiamo quest'altra cifra, che è la quinta cifra. È il valore, la versione della bobina, quindi se parliamo di una bobina che funziona in alternata, metteremo l'8, se invece va in continua mettiamo il 9, quindi questo modello che c'è qui in esempio non è quello che di solito usiamo noi, perché già qui partiamo, cioè le prime quattro cifre andrebbero bene, ma questo 9 noi in realtà non lo usiamo, noi usiamo un 8 qui, perché andiamo a corrente alternata. Ok? Bene. Poi, altre tre cifre, 0,12 c'è qui. A cosa ci riferiamo? Vedete che c'è scritto? Tensione nominale della bobina. Quindi noi qui dobbiamo mettere il valore a cui andremo ad alimentare in volt la bobina. Nel nostro caso ci sarà 0,24, se usiamo 24 volt. E qual è, che numero può esserci qui dentro? Quelli che abbiamo visto prima qui sul catalogo. Ok, aspetta che torno, aspetta che ringrandisco. Ecco, quei famosi 6, 12, 24, 48 fino a 240 volt. Se lavoriamo in alternata, da 6 a 220 con questi step, se lavoriamo in continua. Quindi
Quindi dovremmo andare a scrivere uno di questi, di queste cifre, di questi valori, ecco, in quel caso lì. Bene. Poi c'è gli ultimi ABCD. Sono, diciamo, gli optional questi, le cose che possono variare diversamente. Allora, là, il materiale contatti. Allora, lo standard è argento-nickel. Oppure, mettiamo quello un po' più complesso, argento-nickel più oro, 5, ma noi lasciamo lo 0 lì. Bene, poi abbiamo il B, questo non cambia, questa è fissa. Circuito contatti a scambio, questo rimane 0. Poi qui c'è quella un po' più sostanziosa, gli optional, la C. Allora, cosa sono gli optional? Sono alcune cose che possono essere messe su questo tipo di relè. Solo questo, non quello di un'altra marca, perché loro li fanno così. Andiamo a vederne alcune, aspetta che ingrandisco un po'. Allora, se metto 0, no, però devo farveli vedere. Allora, se metto 0, l'avete vero sotto il catalogo? Così potete leggere anche a cartaceo che fate più, meno fatica. Allora, se metto 0 ho nessuna variante, nessun optional. Se metto 1 ho il pulsantino di prova. Quello che si vede qui, per dire, dov'è? Qui lo vedo, quello giallo, vediamo se è arrivata l'immagine, sì. Quello che ho proprio nella paginetta delle informazioni tecniche, da catalogo, c'è il pulsantino, quello lì. Se noi lo spingiamo, quello lì, con un cacciavite o con l'unghia, va a simulare il funzionamento, va, diciamo, a dar corrente alla bobina. Ok. Poi c'è l'indicatore meccanico. L'indicatore meccanico è quando il contatto, o meglio, quando il relè è alimentato, si sposta la linguetta dei contatti e la vedo, quella che di solito è rossa. Quindi io vedo, mentre sto provando l'impianto, se il relè è alimentato oppure no, con l'indicatore meccanico. Oppure ci posso far mettere l'indicatore a LED. Adesso non ne abbiamo tanti, non ne avevamo tanti, ma alcuni avevano proprio il LED che si illuminava. Quindi, oltre all'indicatore meccanico, lo vedevo ancora meglio. Però non so fino a che punto possa servire questo, perché tu il relè, una volta che l'hai cablato e sistemato, secondo me sei a posto. Cioè non... Vabbè, durante il collaudo lo puoi fare, ma dopo poi il relè viene chiuso dentro un quadro elettrico, non si vede quasi più. Quindi, vabbè, bisogna vedere quanto costa. Ci vorrebbe il listino per capire le differenze di questi optional, via. Poi, oppure c'è il kit, pulsante più indicatore meccanico, pulsante più il LED, pulsante di prova più LED, più indicatore meccanico, quindi tutti, il 54, doppio LED. Vedete, ce ne sono tanti qui, adesso non stiamo a leggere tutti. Ci sono diverse opzioni, ok? Addirittura qua dice, dove c'è l'asterisco, opzione non disponibile per la versione 220 volt in corrente continua. Quindi dove c'è l'asterisco non ci sono per la continua. Quindi qui si può cambiare, o metto 0, metto il 4, dice pulsante di prova più indicatore meccanico, che di solito è quello che abbiamo noi, il 4. E poi l'ultimo, il D, versione speciale, cioè un relè lavabile, probabilmente è un IP particolare che può essere bagnato, però vedete qui è un altro modello, è il 55, un'altra serie. Non è il... oppure lasciamo lo standard 0, che va bene, quello lì. Allora, questo diciamo che era il relè della Finder, che alla fine è abbastanza semplice, uno fa un passo alla volta, qui per scegliere il modello... e ci salta fuori, ok. Allora, guardiamo l'ultimo, quello dell'Omron. Questa è un po' più confusionata, secondo me, come tabella, però noi ricordate che dobbiamo sempre cercare quei tre dati. Allora, il primo, parliamo della bobina, coil ratings. Questa qui è la tabella che parla, diciamo, della bobina. A me interessa sapere, anche se non so l'inglese, due parole le dovete sapere, perché per quello che avete inglese. Due parole di inglese più o meno tecnico le dovete sapere. Però se vedo 24 volt AC, questo qui è una cosa che ormai voi conoscete, anche se è in italiano. Ok? Quindi vuol dire che i valori, diciamo, voltage della bobina, perché parliamo della bobina, possono essere in alternata 6, 12, 24, 48, 50, 110, 120, 220, 240, oppure in continua 6, 12, 24, 48, 100, 110. Allora, noi che di solito usiamo i 24 volt in alternata, qui lo troviamo, e quindi un dato l'abbiamo trovato. Poi, scendendo,
scusate, c'ho il raschietto di mezzogiorno, scendendo abbiamo i dati dei contatti. Allora, cosa abbiamo? La corrente trasportata, qui abbiamo 10 ampere, qui abbiamo 5 ampere. Se voi qui guardate 4PDT, il 4PDT è il relè con 4 contatti, quindi quello che interessa a noi. Allora, il relè 4 contatti porta 5 ampere praticamente. Quindi se noi andiamo a fare il confronto con quello della Finder, questo ne porta meno, perché quello della Finder, sempre a 4 contatti, aveva 7 ampere e 15 di picco. Qui invece non mi dà il picco, cioè mi lascia sempre quei 5. Anche qui max switching current 5 ampere, quindi lui tiene sempre, tiene buono solo quello. Quindi dobbiamo guardare questi dati, la tensione, che è massimo 250 volt in alternata o 125 in continua, la corrente, che per un 4 contatti è 5, per un quello da 2, qui non c'è scritto 2 ma ve lo dico io, è da 10 ampere, ok? E invece nella tabella precedente, dove parlava della bobina, i valori dell'alimentazione della bobina in alternato e in continua. Ok? Allora ragazzi, adesso facciamo una pausetta, perché noi dobbiamo tirare avanti fino all'una, per chi si è collegato dopo. Facciamo una pausa, soprattutto io, perché è già 2 ore che parlo. Facciamo una pausetta e poi dopo facciamo qualche esercizio, che poi sono due in croce, su questa cosa qui. Ok? Chi è che mi ha scritto qualcosa? 15 minuti. 15 minuti si possono fare. Allora, io faccio le 11:53, facciamo 11:55, così siamo tranquilli. Alle 12:10 ripartiamo. Ok? Vi lascio... No, vi lascio niente. Stacco un attimo e ci vediamo fra un quarto d'ora, così riusciamo ad arrivare all'una. Ok? Non sparite, però, perché altrimenti dopo è un casino. Dai, a dopo.
Bene. Bene. Proviamo a proseguire. Proviamo a proseguire. Ci siete? Siete tornati? Avete fatto merenda? Vi siete riposati? Allora. Ok, non mi rispondete. Spero che qualcuno ci sia per andare avanti. Allora, andiamo a fare qualche esercizio. Allora, andiamo alla pagina di esercizi, appunto, che è un po' più giù. Quando la trovo. Vabbè, un bel po' più giù, fermi. Temporizzati, no. Istantanei, sì. Forse c'è la penultima pagina, guarda, della dispensina. Allora, qua ci sono i soliti dati che dobbiamo sempre tenere sotto mano per fare i calcoli. E abbiamo il primo problema. Il primo problema che adesso andiamo a fare. Allora, che vi andate a fare? Dopo poi ve lo spiego. Intanto lo leggo. Allora, abbiamo un relè istantaneo che si è rotto. Questo relè è utilizzato in un quadro elettrico di comando, quindi la tensione di funzionamento della bobina è 24 volt in corrente alternata. Bene. Per ampliare a numero 4 i contatti di una fotocellula che lo alimenta direttamente. Allora, prima di fare esercizio, andiamo un attimo a cercare di capire di cosa stiamo parlando. Allora, nuovo. Aspetta che voglio caricare. Beh, allora. No, non mi interessa. Allora, noi abbiamo, questa ve l'ho già spiegata, ma la ripassiamo un attimo. Abbiamo questa situazione. Allora, va bene quello. Abbiamo la 24 volt, filo rosso sopra, filo rosso sotto. È storto. Poi abbiamo una fotocellula, quindi... La fotocellula abbiamo detto che deve essere alimentata. Questa qui diciamo che è l'alimentazione della fotocellula, che viene proprio alimentata dritta per dritta con la 24 volt. Questo e questo. Ok? Poi la fotocellula ha il contatto. Quindi abbiamo qui il contatto aperto che va ad alimentare un relè, una bobina di un relè, e siamo qui. Quindi facciamo la bobina fatta bene del relè, ok, lo andiamo a collegare alla 24 sotto, qui lo andiamo a collegare, non è proprio preciso però, e qui c'è il contatto aperto della fotocellula. Faccio così, ma glielo scrivo anche FTC, ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, anzi, qua mettiamo un R, FTC, succede che quando la fotocellula è alimentata, cioè sempre in questo caso, e quando la fotocellula vede un pezzo che passa, si chiude questo contatto, giusto? Possiamo fare anche il simbolino dell'infrarosso, visto che va ad infrarosso. Eccola lì. Boh. Quindi quando vede il pezzo, la fotocellula fa chiudere questo contatto, che alimenta il relè. Ecco perché abbiamo messo un relè, perché noi servivano diversi contatti. Quindi adesso non voglio fare un impianto intero, però andiamo ad indicare un contatto aperto qui, di RFTC, che va, non so io a far cosa, e glielo scrivo, RFTC. Quindi capite che questo è una sorta di esempio, per capire l'esercizio che stiamo facendo. Poi c'è un altro contatto aperto qui, che alimenta qualcos'altro. Poi c'è un altro contatto chiuso questa volta, da questa parte,
facciamo bene perché il chiuso è fatto al contrario, quindi così, truc, e così, truc. Poi ovviamente ci mettiamo la sigla. Eccolo lì. E poi magari lo spostiamo lì. E poi ce n'è un altro qua. Ci sono quattro contatti che fanno quattro cose diverse in questa fotocellula. Allora, abbiamo dovuto inserire questo relè per quadruplicare questi contatti, se sono quattro, esatto. Allora, ah beh no, scusa, c'erano scritte le cose che andavano alimentate a questi contatti. Quindi, vabbè, posso lasciarlo così. Allora, ci sono. Non c'è scritto l'ordine, però. Non c'è scritto l'ordine. Non è proprio preciso questo. Vabbè, me ne invento. Allora, per esempio, qui mettiamo una suoneria. Qui c'è la suoneria. Quindi qua è chiuso, vado ad alimentare una suoneria. E qui siamo collegati lì. E giù siamo collegati giù. Poi cos'è che c'è? Due lampade, potenza assorbita. Una suoneria l'ho messa, due bobine. Facciamo così allora. Due bobine e due lampade vanno insieme, giusto? Allora facciamo così. Una bobina e la sua lampada. Di fianco. Poi la facciamo diventare lampada. Quindi qui abbiamo questo collegamento. Qui abbiamo questo. Fatto un po' male, però adesso rimediamo tutto. Andiamo a prendere la lampada. Andiamo a prendere la bobina. E dovevo leggerlo prima. Ok, qui siamo su. Ok, poi questi puntini però non mi piacciono. Ok, poi altre due bobine, un'altra bobina e un'altra lampada. Facciamo, dai. Allora, questo qua me lo copio, tanto è circa. Qui questo qui magari lo tolgo, anzi no, guarda, diverso, giusto, glielo ancora giusto. Allora questo lo mettiamo qua, questo lo portiamo qui, questo mi va ad alimentare solo la bobina, però mi devi dare la linea, Nando, così, e poi andiamo giù. È un po' storto, ma mi perdonate, vero? Se ci sei. E invece questo va a alimentare la lampada. Quindi qua mettiamo un collegamento che va lì. E qui invece ci spostiamo a sinistra. E dopo andiamo a prendere la lampada. Tocco di perfezione per quello che si può. Togliamo i puntini che non c'entrano. Eccolo lì. Oh, così abbiamo quattro contatti. Giusto? Allora. Bene. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a calcolare le potenze. Prima le potenze. E poi dopo calcolare la corrente, ovviamente, come abbiamo fatto prima. Quindi è uguale a quello che abbiamo fatto prima. Allora, andiamo a calcolare, però qui ho fatto una cosa che non è il massimo qui. Comunque, teniamo buono questo schema che ho fatto, ok? Allora, ci sono i quattro, lo modifico proprio in corso d'opera, quindi ho preso i valori dati qui dal problema, che sono 2, 4 e 1, 5, 1, 2, 3, 4 e 5, e li ho trasformati in questo circuito. Adesso dovete andare
a calcolarvi tutte queste cose, tenendo conto, cioè usando i soliti dati, quelli che vi ho fornito e che ci sono qui nella dispensa all'inizio di tutti gli esercizi, quindi gli assorbimenti, che adesso posso riscrivere volentieri qui in alto per chi non ha la dispensa, così non deve fare avanti e indietro, anche perché non può. Ok, andiamo a calcolare le potenze, le correnti, e poi dopo confrontiamo questo con il relè e scegliamo insieme il modello del relè che possiamo, se esiste, se c'è un modello che può darci, diciamo, può farci fare l'impianto, ecco, con quel tipo di relè. Allora abbiamo teleruttore. Intanto che io scrivo, voi fate, potete già fare i conti, eh. Spunto, che erano 50, aggancio, erano sempre quei due, volt ampere, anche qua bisogna scrivere volt ampere. Ci sto, allora andiamo di qua, suona pure. Poi abbiamo qui, abbiamo lampada, 1 volt ampere. Poi cos'è che abbiamo? Vabbè, lei non ci interessa, ma no, non lo scrivo. La suoneria ce l'abbiamo. Consumo 3,6 volt ampere. Poi basta, perché a noi interessa sapere quello che i contatti vanno ad alimentare, quindi abbiamo praticamente questi quattro dati che ci servono. Ok, allora provatemi a fare questo esercizio, 5 minuti, dai, dopo lo correggiamo. Poi se voi intanto fate i calcoli, poi se volete andare avanti a scegliere sul cartaceo che avete i modelli della Schneider, della Finder e anche dell'Omron, potete andare avanti, dopo lo facciamo tutto, però intanto fate i calcoli. Ok? Dai, 5 minuti per fare questi calcoli, che sono veramente semplici e soprattutto sono uguali a quelli che abbiamo fatto prima. Quindi la corrente che passa di qua, corrente che passa di qua, corrente che passa di qua, corrente che passa di qua. Quindi calcolare cosa si vuole, cosa bisogna calcolare? Le correnti che attraversano i diversi contatti del relè. Vi lascio qua la formula in arancione della potenza, uguale V per I. Questo ormai dovete sapere la memoria. Quindi da questa vi potete poi ricavare la formula inversa, quindi la I. Ah, beh. Aspetta che ci mettiamo anche un altro dato che c'è scritto qui nei dati, ma non l'ho scritto, che è il funzionamento della bobina ha una tensione di 24 volt in corrente alternata. Questo lo mettiamo in rosso qui, sempre poi quella che vogliamo. Lo mettiamo anche qua sotto. Eccolo, così abbiamo tutti i dati che ci servono. Avete tutti i dati che vi servono. Grazie.
Quando avete fatto, scrivete, dite qualcosa, eh. Nessuno? Nessuno ha finito, ragazzi. Mamma mia. Allora, cosa calcoliamo? Primo, questo. Oddio. Volevo il cerchiolino. Quello che passa in questo contatto. Cosa abbiamo di lì? Quindi la freccia, questa qui a sinistra. Cosa passa di lì? Passa una bobina. E una lampada, l'abbiamo fatta prima. Allora, facciamo l'1, mettiamo qui magari 1, contatto 1, facciamo qui contatto 1, faccio sempre io. Allora, abbiamo potenza, facciamo così, P assorbita, spunto, uguale 50 più 1, uguale 51 volt ampere, aspetta che lo allungo così. Si vede, però nell'1 abbiamo anche, no, troppo su, abbiamo anche potenza assorbita aggancio che è uguale a 2,2 più 1, ok? 3,2 volt ampere. Ok, come faccio? Aspetta che li voglio mettere un po' più in ordine. Come faccio a sapere le due correnti? Applico la formula inversa. Chi è che mi dice la formula inversa della forma della potenza per trovare la corrente? Che l'abbiamo detta, l'abbiamo usata anche prima. I a cosa è uguale? P fratto V. Esatto. P fratto V. Quindi la P è 51 fratto V. Quant'è la V? Quant'è la V? Thomas? Forse, cioè, non sono sicuro, comunque 230. Non ho capito. 230. Cosa dice l'asino? Cosa dice? 24. È 24. Oh, l'ho scritto anche qui. Qui ve l'ho scritto in alto a sinistra e in basso a sinistra. C'ho scritto 24 VAC, che è poi dei dati del problema iniziale.
Quindi 51 diviso 24, che fa, l'abbiamo fatto anche prima, non me la ricordo, torno a fare, quanto fa? 2,125, che cosa? Ampere, bene. Poi rifacciamo lo stesso calcolo con la corrente di aggancio, che diviene 3,2 diviso 24, faceva un numero piccolissimo, faceva 0,134 ampere, bene. E qui abbiamo la corrente che passa nel primo ramo. Poi guardiamo il secondo, cambio colore, verde. Siamo qui, secondo. Quindi secondo contatto. Lì ci passa solo la corrente che alimenta una sirena. Quindi li metto qui, 2. Allora, la sirena P assorbita è uguale alla stessa, perché è solo quella, però lo riscriviamo. Ok. Quindi calcoliamo la corrente. Come faccio a calcolare la corrente che si prende la sirena per funzionare? Aspetta che c'è un messaggio. Non visto. Ah, scusa. Come faccio? Che calcolo devo fare per calcolare la corrente che assorbe la sirena? Sapendo che ha una potenza assorbita di 3,6 volt ampere. E non so quante volte l'abbiamo applicata questa formula stamattina, siamo qui da 2 ore e mezza praticamente a farti i conti. Dovreste dirmelo, dovreste fare la gara a dirmelo, cioè sovrapporvi come avete fatto prima. Che formula, che cosa devo scrivere qui? Capisco che sia lungo fare ascoltare uno che parla per troppo tempo, ci si annoia, però... Se si partecipasse, secondo me sarebbe anche più, come dire, effetto caffè, via, ti tiene sveglio. Vai, chi c'è? 3,6 per 12? Ma come 3,6 per 12? Abbiamo sempre fatto P fratto V, se l'asi. P fratto V, quindi 3,6 diviso 24 volt. Fa, tipo prima, un po' più grande, ma infatti 0,15 ampere. Passano per la sirena, per il 2. Poi il 3, prendo il blu. Quindi qui ci mettiamo il ramo 3. Andiamo a fare il ramo 3. Allora, la P assorbita è semplicemente un teleruttore. Quindi abbiamo... Allora dobbiamo farla distinta per farla come prima. Quindi allo spunto è uguale a 50 volt ampere. Poi P assorbita, aggancio... è uguale a 2,2 volt ampere. Quindi andiamo a calcolare la corrente che si prende di spunto il teleruttore per partire. A cosa è uguale? Chi è che mi dice cosa devo, che calcolo dobbiamo fare? Qui è sempre quello, comunque siamo sempre lì, ci siamo solo spostati sul ramo 3, quindi ad analizzare quella bobina del teleruttore. Chi c'è? Esatto, 50 diviso 24 che farà 2 qualcosa, no, diviso 24, sì, 2 qualcosa, facciamo 2,1 per arrotondare, mentre la corrente di aggancio quant'è? Cosa devo fare? Esatto, 2,2 diviso 24, che questo invece viene un numero molto piccolo, viene addirittura, facciamo 0,1, anche se è più basso, ho fatto per arrotondare in eccesso, ok? Bene, l'ultimo è il ramo 4, lo facciamo in viola, 4, allora, 4, la P assorbita, 4, no, questo, la P assorbita è uguale a quella della lampada, quindi un volt, ma ancora più piccolo, quindi la corrente che si prende la lampada, la cosa è uguale? Chi mi risponde? Esatto. 1 diviso 24, un 24esimo, che a casa mia fa 0,05, arrotondato anche questo. Ok, quindi abbiamo tutte le correnti, diciamo, utilizzate in questo circuito. Tutte le abbiamo, adesso le mettiamo in fila, guarda che bello.
tutti i colori, tutte in fila. Ok, le uniche sono quelle arancioni che sono un po' spostate. Allora, visto che abbiamo dei valori veramente bassi, cosa facciamo noi? Potremmo fare la prima prova guardando il valore di questi più alto, perché sappiamo che sono tutti valori molto bassi. Noi prendiamo per esempio il valore più alto, che è quello dello spunto quando parte il telerotore insieme alla lampada, quindi il ramo 1, che è 2,125, e con quel valore andiamo a cercare il nostro relè. Ok? Allora segnatevi 2,125, che è la corrente massima, che poi in realtà dovremmo guardarla singolarmente, però se ci ricordiamo i valori che abbiamo visto fino adesso, siamo molto alla grande dentro, ok? Quindi dovrebbero andare bene i nostri relè. Quindi teniamo il valore di corrente più alto, 2,2 anche, 2,125, ci ricordiamo quant'è la tensione della bobina, 2,24 volt in corrente alternata, ok? E adesso io vi proietto i cataloghi, che però adesso li avete anche a casa, potete usarli anche cartacei. Quindi, cioè, cosa dobbiamo trovare noi? Il modello del relè che può andare bene, se c'è. Ok, allora, guardiamo prima, aspetta qua, quello della Schneider. Vi lascio la tabellina qui, però voi adesso ve la andate a cercare sul cartaceo che avete e vi segnate da qualche parte il modello, se c'è, il modello o i modelli che possono andare bene per... cioè noi dobbiamo praticamente comprare un relè nuovo perché si è rotto quello che andava prima e dobbiamo sostituirlo con un equivalente, cioè uno che funziona uguale. Bene, mi dovete dire marca e modello. Adesso stiamo analizzando il relè della Schneider, quindi vi lascio questo, lo guardate 2 minuti, poi dopo guardiamo il Finder, poi dopo guardiamo l'Omron, dopo li correggiamo tutti, ok? Quindi fate come me, prendete un foglio di carta extra, vi segnate se avete i modelli della... dopo me li commenterete, come abbiamo fatto quando abbiamo scelto i trasformatori, il teleruttore e tutto. C'è un casino che fa la raga sola, le fuori. Allora, quando avete fatto, ditemelo, così dopo andiamo al Finder. Avete trovato un modello 2.0? Avete guardato qui la Schneider? Andiamo avanti. Cosa abbiamo? Una risposta? Vada. Ok, allora vado, perché poi... Ok, adesso c'è il Finder.
Allora, il Finder vi lascio solo la parte finale, perché poi voglio il modello, questo codice. Lo dovete compilare. Se non vedete bene, guardate sul cartaceo, così, anzi, in teoria dovreste guardare solo sul cartaceo, perché quando si prende un catalogo, vabbè, ci sono anche molti in PDF adesso, è vero. Però, provate a dare un occhio anche a questo, che dopo lo correggiamo. Ricordatevi sempre di scrivere marca e modello, quindi marca Schneider, modello XXX, marca Finder, modello YYY, ok? Adesso fa un po' vado a mettere sull'acqua io, perché qua si fa tardi oggi. Quando avete fatto anche qui, me lo dite. Open. Avete fatto? Sono preoccupato per Daniela Barbera. Oggi di solito è sempre il primo a rispondere, adesso non dice più niente. Ma sei ancora con noi? O sei scappato a fare un impianto elettrico? Non c'è. Avete finito questo? Lo avete finito oppure no? Thomas, hai finito questo?
Non ancora. Ok, sorry. Aspettiamo. Sto facendo una cosa, arrivo fra un po'. Ma cosa devi fare? Fra un po', se l'ASI chiudiamo, fra un quarto d'ora, anche meno forse, no. Meno no. Non puoi farla dopo la cosa? Ma non voglio sapere cosa stai facendo, fa lo stesso. Fa lo stesso. Allora, lui dice che possiamo andare. Ci provo, ma ho paura di sapere la non risposta. Gli altri come sono messi? Gli altri non mi rispondono. Non mi rispondono. Vabbè, allora, visto che uno ha finito, andiamo avanti. Vai, terzo relè. Omron. Allora, l'Omron si chiama MYS, vedete qua in alto? Si chiama così il modello. Quindi guardate mo se c'è un modello che può andare bene. Aspetta che facciamo così. Sì, così si vede tutto, guarda. Così si vede tutto. Quando avete fatto mi dite che dopo lo correggiamo. Avete finito? Avete finito? Nessuno ha finito?
Thomas ha finito. Hai trovato il modello della dell'Omron? Io no, non capisco. Ah, vabbè. Forse perché quando sei arrivato l'avevo già spiegato, forse. Comunque adesso lo rispiego, vabbè. C'è qualcun altro che ha fatto questi esercizi, soprattutto l'ultimo? Lugli? Lugli, hai fatto qualcosa? Lugli non risponde. Cavallo, hai fatto qualcosa? Vabbè, andiamo a correggerlo, via. Cosa dice? Sì, perfetto. Stamoli un attimo, cavallo. Allora, relativamente al primo, sto salendo, eccolo qua. Quindi lo Schneider. Hai trovato uno o due o zero modelli che potessero andare bene per il nostro caso? E se sì e se no, perché? Vai. Dai, così chiudiamo e domani andiamo avanti. Ti sento. Ho trovato l'RX M4 AB287. B7, sì. Perché? B7. Spiegami perché. Perché può andare a 24 volt alternata, sì, e ci sono i due contatti che vanno massimo a 8 ampere. Ah, no, tu ci hai messo questo 80B7. Guarda che ne abbiamo 4 noi di contatti, eh. Ti ricordi lo schema? Te lo faccio rivedere. Sai che avevamo fatti 4 calcoli? Eccolo. Ci sono 4 contatti. Ah, sì. Quindi quello, no, visto, non va mica bene. E poi, no, poi non va bene per quello, perché c'ha solo 2, gli altri ne hanno 1, quindi in realtà tu devi scegliere un altro modello, o altri modelli, da 4 contatti. Quali sono? Fammelo in diretta finché siamo qua, dai. Qual è il modello che può andare bene? Tu ce l'hai, vero, il cartaceo? Sì. Perfetto, ottimo. RX M4 Sì. AB2 B7. Esatto. Quello può andare bene. Oppure ti faccio una domanda. Quello di fianco, l'RX M4GB2B7, può andare bene? Sì. Sì. Che corrente hanno? Quello che hai detto tu e quello che ho detto io, massima, per contatto. 6 ampere e 3 ampere. Ok, quant'era il nostro valore massimo di corrente dell'esercizio? Te lo ricordi? Te lo faccio rivedere No, qua. non mi ricordo. 2,125, quello più alto. Quindi siamo abbondantemente dentro. Perfetto. Ok, dai, grazie. Vediamo un altro che mi fa il secondo. Quello della Finder, Thomas, che tu l'avevi capito, secondo me, questo. Ce la fai a dirmi il modello della Finder, se l'hai trovato uno? Ci ho, diciamo, provato, però non è che abbia proprio trovato, cioè, un po' guardato. Tu c'eri quando l'ho spiegato questo o sei arrivato dopo? Io sono arrivato un po' tardi perché non ho, inizialmente non ho sentito la sveglia, sono arrivato dopo.
Quindi può darsi che l'abbia spiegato in mia assenza. Prova a dirmi il modello, poi dopo lo sistemiamo poi, non oggi ma domani. Prova a dirlo intanto. Allora. Il modello sarebbe quello... Finder. Cioè, se l'hai fatto, leggimelo. Non facciamolo adesso, però. Se l'hai fatto, me lo dici. Dovresti averlo scritto e mi devi dire una serie di codici che fanno andare a quel tipo di relè, solo quello. Ah, no, ma perché io solo ho provato a guardare, cioè ci ho guardato, ma non è che l'abbia trovato il modello. Ok, vediamo se qualcuno l'ha trovato allora il modello. Qualcuno ha trovato il modello della Finder? Nessuno. Daniele La Barbera l'hai trovato? È sparito. Niente. Allora, il modello adesso lo farò io perché vedo che c'è poca gente collegata. Allora, il modello è Finder, ovviamente, serie 5-5, 3 perché è uno zoccolo, su uno zoccolo, 4 perché ha 4 contatti. Qui è un 8 perché andiamo a tensione alternata, poi 0,24 perché andiamo a 24, 0, materiale standard, 0, uno scambio. Qui possiamo mettere diverse cose. Io ho messo per dire, cosa ho messo? Il 4, perché il 4 è il pulsante di prova più l'indicatore meccanico, che è quello classico questo. Potevamo mettere anche 0, potevamo mettere 1. Questi qui sono optional praticamente. E l'ultimo è standard. Quindi diciamo che andava fatto così. Perché andava bene questo? Perché la corrente, intanto è 4 scambi, è il 5-5-3-4, lo vediamo anche qui sopra, proprio nel datasheet. Abbiamo 7 ampere, andiamo anche qui nella scheda, abbiamo corrente nominale 7, noi siamo a 2,125, quindi siamo assolutamente tranquilli di starci dentro. La tensione della bobina è 24 volt, che la vedo scritta anche qui, quindi VAC 24, quindi il Finder andava bene. L'ultimo ve lo faccio io, poi domani comunque rifacciamo tutto perché oggi non mi è mica piaciuto, cioè non avete lavorato bene, poi forse non è chiaro ancora, lo rifacciamo. Allora, l'Omron, il modello è l'MYS, funziona, abbiamo qui la versione in corrente alternata 24 volt per la bobina, che dobbiamo poi dirglielo alla fine, e il modello è il 4PDT, perché la corrente massima è di 5 A, sempre contro i 2,125 nostri, la tensione massima è di 250, e noi usiamo la 24 volt. Qua sta cambiando il tempo, però noi adesso chiudiamo e andiamo a mangiare. Quindi andiamo Non qui. volete fare un'altra oretta? Ma ci stavo pensando, davvero. Soprattutto per l'affluenza degli esercizi che sto facendo tutti io, però sì, va bene. Ma poi vedo che è arrivata anche un sacco di gente, nessuno. Sì, Quindi infatti siamo pieni, sì. bellissimo.